zwijt piquet à la treifraire. Loupé d'ouvres, non vaide, non sorcière au cavignaire. Un tabou de mes de maille, à Marseille, on y a la guerre. Sans son mar, la nao, son vaille, on s'en tapait de la nonnière. Coupe la musique, on s'est fait. Eccoci qua, allora abbiamo scelto una location speciale oggi, accanto a me ho Dino Tron e Gina, siamo nella libreria Volare di Pinerolo, ci siamo trovati ai piedi di queste montagne oggi e abbiamo scelto anche una cornice molto particolare perché i libri sono ciò che di più caro racconta o è in grado di raccontare la parola scritta anche e di rimanere nel tempo. È vero che la nostra cultura è stata per secoli una cultura soprattutto orale, la nostra lingua è stata soprattutto una lingua orale fatta di leggende, di storie, di miti, eccetera, eccetera, e anche di quotidianità, ma è anche vero che la parola scritta ha anche un grande peso, per cui è anche un augurio per la nostra lingua di ritrovare anche quell'importanza, quell'impronta nella parola scritta. Come ho sudato Dino, sì. Perché ti parla patrono per me, la mia piccumoti, e poi non manderai anche qualcosa a Gina, ma a tutto mando la domanda dritto, la primo, gaire il peso per tu talongo? Per me la lingua è importante per bien de raison, la primo che è la prima lingua che e per la parlare perché mi da ero piccita andavo da a mezzo de mondone de manullo e parlavo l'upatua e mi l'ha imparato a parlare naturalmente a mezzo un paere mamaere parlavo l'italiano ma mondone manullo parlavo sia del caere che dell'altre li parende un paere che li parende mamaere e parlavo l'upatua e allora le non lengo che mi si trova a parlare pare naturalmente sei anni parlavo mi si un po' così no e cominciato a parlare come l'italiano parlavo per esempio parlavo parlo piemonte però parlavo l'upatua e parlavo l'italiano e poi quando sono più grande ho cominciato a travagliare questa lingua no perché hai cominciato a suonare come cominciato a suonare a musicosità no? E allora bon, i testi sono inevitabilmente sia che siano dei testi tradizionali dei testi vecchi dei testi nau sono in patois allora le nocciose che frequento tutti i giorni certi giorni di più certi giorni di meno comunque per me le nocciose veramente importanti. Ho chiesto a Dino, insomma, sono partita con la prima domanda di rito delle nostre interviste, gli ho chiesto quanto pesa la tua lingua e lui mi dice, beh, la mia lingua pesa molto. Con i miei nonni, da entrambe le parti, si parlava il patois, per cui io a 6 anni parlavo il patois tranquillamente, come parlare l'italiano, con i miei genitori parlavo l'italiano, ma poi crescendo, insomma, sono diventato musicista e quindi faccio musica occitana da tantissimi anni ormai, perché è vita, e quindi il mio patois non solo mi è servito, ma ho potuto continuare a rapportarmi con lui anche con patois differenti, certo, perché la musica tradizionale, noi sappiamo che i nostri patois variano a seconda delle valli, per cui ci saranno canzoni tradizionali della Val Maira oppure della Val Germanasca e cambieranno i patois, ma tu dici giustamente ho una situazione di quotidianità con la mia lingua, assolutamente. Dino, l'upatua è importante perché lei non è e i son non sono dit. Il non è elastico, secondo me, ta sans che lei non è che magari ti proietto l'un, ma poi, durante tu poi, ti torna sempre a mezzo. Ecco, tu ti avvia già bene, ti ha vinto un baron de post, anche per il lavoro che ti fa, un bla musico. Il è proprio forte parecchio, cioè Dino Tron, nei sia 20 anni, tu ti vedi in Taval Clusum, tu ti vedi invece proiettare in Capilun? Ma mi spero di essere sì sempre per campare le mie poste, mi trovo bene. Dicendo che uno dei posti, tutto lusitano, tutta la terra lusitana, anche dei carri francesi che sparlo, e poi
il patois, o l'usitano, sì, l'usitano il patois, ma la ballata de Cuni, parla il nostro modo, in frasso di Dian, parla l'usitano, un di post che se parlo più, che se parlo meglio, e che se conserva è più a lei sì, perché se parlo, le de terra montagna, le de valada magari un po' difficile, certa, però la sparlo non in maniera autentica, spontanea, no? Mentre cioè gli agenti che sono attorno a lui imparà, a fare corso, però lo post che se parlo più patuale sì, e lei in certa zona di montagna dei Béarn, che è un dipartimento francese, parlano dei Pirenei, no? Proprio quindi un altro zona di montagna come, un altro terra di montagna come sì. Ma mi vedo, sono ottimista comunque, perché vedo che gli aggiuve, che i cerci attorno parlano patuale in A e i cerci attorno dovrà lo patuale, e boom. Plan planning, spero che. Certo gli dovrei essere un po' più d'aiuto istituzionale, no? Da parte della Seicola, tutta creare trasmissione radio e televisione che gli dedicano in parte importante alla lingua, ma in lingua, no? Perché la che ho trasmissione sia radio che televisione che parlano lusitano, della musica lusitana e dei patois, ma i suoi sono fatti in italiano, quindi per la lingua sono qua. Però comunque sostanzialmente mi vedo ottimista. Ho chiesto a Dino, siccome che parliamo, diciamo, spesso e abbiamo riscontrato sovente, insomma, si dice che la lingua è una radice, però dico io una radice elastica, nel senso che ti può proiettare anche molto lontano, poi però in qualche modo, in qualche misura, ti riporta sempre a casa. E Dino mi dice giustamente, guarda, perché lui ha viaggiato molto, quindi ho viaggiato molto, mi rendo conto che sia così, è pur vero che i posti dove si è conservato meglio di più, e io aggiungerei anche perché le nostre valli, soprattutto la Val Germanasca, ma anche sono valli strette, valli di resistenza, quindi non salivano e non scendevano troppo facilmente, ecco, per la storia che hanno, quindi sono proprio le nostre vallate qua. Tu mi hai nominato anche, mi hai citato anche un posto in Francia, Béarn, però anche tu mi dici che questa è di nuovo un'altra vallata, magari stretta, un po' difficile, dove la lingua... In certe zone montane dell'Auvergne, nel centro Francia, nel massiccio centrale, sempre zone come queste. Esatto. Dove paradossalmente la gente è fuggita, la gente scappa, è difficilissimo viverci, però proprio per questo motivo si è conservata di più la lingua, ecco. Però l'altra cosa che tu dici è vero che ci sono molti giovani che per fortuna si avvicinano alla loro lingua, la tramandano, e questo è fondamentale, perché altrimenti poi riesumarla sarebbe controproducente, perché si perdono magari dei termini che invece sono propri e specifici, è una lingua specifica. Per cui però tu dici anche giustamente dovremmo essere aiutati un pochino di più in questa cosa. In Val d'Aosta, per esempio, la RAI dedica delle trasmissioni intere al patois, e noi dovremmo avere anche questa possibilità, in modo che tutte le persone, anche al di fuori, anche chi non conosce la nostra cultura, possa in qualche modo avvicinarsi con dei mezzi fruibili a tutti, come per esempio il televisore, non solo come internet o la radio. Passo a Gina, perché Gina, tu ovviamente... Intanto sono molto contenta perché ho capito praticamente tutto quello che diceva. No. Tu non parli il patois, però è importante il tuo punto di vista, perché vivi comunque in un posto dove il patois ti gravita intorno e... insomma, anche in libreria hai avuto a che fare spesso con dei testi che parlavano della cultura di queste valli, e mi chiedo quando hai capito il potenziale e la bellezza di questa cultura del patois, quando l'hai sentito, quando... Allora, io l'ho sentito parlare in patois, il patois di Bourset, quando ero ragazza, perché avevo un'amica a scuola che originaria di Bourset, quindi quando andavo a casa sua lei e sua madre parlavano, lei e sua madre e sua sorella parlavano in patois. Non capivo molto, e però era una cosa che sentivo nelle orecchie. Poi devo dire che l'ho perso tantissimo, anche perché sono andata via da Pinerolo. Io ho vissuto anni lontano da Pinerolo e quindi il patois non l'ho più sentito, ma in realtà sono stata via, sono stata in Francia, quindi
il francese è diventata la mia seconda lingua e per assurdo io ho imparato a parlare piemontese dopo aver imparato il francese. Imparare la lingua sul posto, che è comunque secondo me fondamentale, cioè il patois, non possiamo pensare né il patois ma né anche le lingue più ufficiali eccetera, se non vivi un po' in un luogo dove quella è la lingua madre, è veramente dura impararlo bene. Faccio la maestra, quindi leggevo degli articoli in cui si dice che in Italia è una delle nazioni dove si insegna di più l'inglese, dove si parla meno, fondamentalmente. Si incomincia a insegnare, ma lo si insegna sempre con questo metodo molto, molto tradizionale che è l'apprendimento della grammatica, e non c'è mai una corrispondenza viva della lingua, che è invece il gioco di ruoli e il cercare di creare delle situazioni in cui puoi usare soltanto quella lingua. E questa cosa mi rendo conto che per il francese è stato molto semplice, perché quando ero là io ho abitato in Normandia, quindi in Normandia o parlavo francese o parlavo francese, non è che ci fossero grandi, cioè voglio dire, non erano le valli francesi al nostro confine dove magari qualcuno che parla italiano lo trovi anche. E quindi per me è stato uno shock all'inizio, molto faticoso, l'uso dei mezzi. Tu hai parlato prima di televisione, per me è stato fondamentale. Io non c'erano trasmissioni in italiano, ovviamente, guardavo la televisione e mi sono fatta anche un sacco di risate all'inizio. Io ricordo il primissimo film che ho visto in francese, era un western con John Wayne, aveva un doppiatore che era terribile, terribile, con una voce veramente che aveva tutto meno che la voce del John Wayne a cui ero abituata. John Wayne con la R, così. Aveva la R e poi era un tantino più effeminata come voce, meno maschia di quella che ci passavano qua in Italia nel doppiaggio, perché poi di fatto anche John Wayne lo doppiavano anche qua. E quindi quello me lo ricordo proprio, però a me è servito tantissimo. Cioè io seguivo la televisione, all'inizio molto meno la radio, perché purtroppo la radio, non vedendo le immagini, facevo più fatica. E poi vabbè, è diventata davvero la mia città. Accorgo che il passaggio con un'altra lingua avviene nel momento in cui tu pensi in quella lingua. Cioè, il pensare in una lingua, il sognare in una lingua, la fa diventare davvero la tua una lingua parlata correntemente. Cotto reno coso chi la digina, che infatti per noi altri è abbastanza normale. Cioè, tanta sans che l'hanno capito, de pensare en patois e traduire simultaneamente in italiano, o pensare en français e traduire simultaneamente in italiano. Ecco, Kant l'ave in un bugio un po' di critica, da Sansky, di dire voi parlate italiano come se parlaste un'altra lingua, voi scrivete in italiano come se scriveste in un'altra lingua. Lo patois alle forse bien più poetic per l'italiano, ma proprio perché parlo per immagini. E così un esempio di Alba. No, un patuale all'entrata al giorno, è un teatro, è un arrivo, e quindi è un'altra metafora, se vuoi, no? Ma in altro lingua, il sopuno bene alla musica, il sopuno bene alla poesia, il sopuno bene anche ai concetti più difficili, perché lei non lungo da travaglio, lei non lungo specifico, anzi, gli appido non un patuale che riguarda un nazione specifico che parla in italiano. Ecco, secondo questo ricesso, se non usiamo la manualità, e quindi canti di una parola è peso, per forza, ma se ti parla manca sub, e pamo la teto, e se perdo
Beh, inevitabilmente è un po' destino aperto. Infatti, mi certa ve per certo una parola mi vantetto loro, ma telefono a Mairo e gli dico come la sedi, no? Perché il lì appunto trova le mani e fai tu il giorno, e quindi gli è proprio la padronanza del lessico che mi conosce su papì, per esempio, cioè nel senso che mi hai no. È comunque un lessico più limitato rispetto agli anziani, rispetto agli vecchi, per lo che, parlando di parlare il disegno italiano tutto il giorno. Comunque, e allora inevitabilmente le perché che credo che la sia importante fa un profondo arcercio sui termini che manca, sulla lingua tierra. Le la vita di un amico sua perché alla tre fraire che se son per di un l'amor ma non vuol dire che l'è un buon paere in altre fraire gli ha mandato la montagna gli ha mitcure senso vigne senso pane come un po' io la gli agro travagli che volevano far dicionare in tre giorni la dupato alla lingua e la valada usitana dunque se ci ottieni in conto e tutta la differenza e te la hanno la diversa valata, le diverse patuae, sarebbero ciò un po' tanto, no? Perché la vengono in libre, ci accendono ciò, come la sedi in sì, come la sedi in Valaraccio, come la sedi in Valvermenagno, come la sedi in Valsuso, no? E allora, e dai confronti, magari arrivano anche a trovare le parole che non sapevano per tutti. Esatto. Però, l'altra domanda è, e lo dico in italiano, se noi diciamo sasso, abbiamo in mente il peso del sasso. Cioè quanto pesa il sasso nelle nostre mani. Se noi non avessimo mai tenuto un sasso nelle mani e leggessimo sasso, potremmo rischiare di fare un uso improprio di quella parola o ce ne mancherebbe un pezzo che è il suo peso. Se noi diciamo bonno, gerla, in patois, e non l'abbiamo mai tenuta sulle spalle, non sappiamo quanto pesa sulle spalle di una persona o quanto fosse essenziale, rischiamo di usarla con metodo, ma non con il suo giusto peso. Quindi, esatto, quindi il dizionario ci può venire incontro nel momento in cui stiamo cercando una similitudine, magari con dei patois diversi, quindi è un arricchimento a qualcosa che a noi serve perché in prima persona ne facciamo uso quotidiano. Ma se noi non parliamo la nostra lingua ai nostri figli, che poi sono quelli per cui lui suona, io scrivo, cioè non penso che lo facciamo per noi quello che stiamo facendo, penso che ci sia sempre un rimando al futuro. Se noi non lo insegniamo rischiamo di lasciar perdere il peso, e questo in una lingua da lavoro, in una lingua anche pudica come è il patois, se le togli il suo peso, no? Tu pensi che in quel maniera forse la lingua più vivole, la lingua che non usano ancora il coraggio di parlare anche in un tempo mulugà, certo. Proprio in un tempo mulugà, e quindi lo parla, lo cianta, lo trasporta, la fai cultura. Sì, sì, la dovrà, un patuà più interessante, che sento le clicchi che parlo ma mai, bussa a mesa, bum barbo, bu gli altri, la famiglia, per esempio, che tu va a fare un travaglio, no? E credo che la sia la lingua più buona, parla la lingua letteraria, gli fanno la lingua inventata, ma gli hanno la lingua di comunicazione, esatto. Lengo vivo, ecco di morto Gina da maestra, questo è molto interessante. Noi si sa che i bambini hanno questa, sono delle spugne, hanno capacità di assimilare, io vedo anche in casa. Noi parliamo tre lingue, no? Quindi è con una facilità incredibile, no? Secondo te, quanto potrebbe essere utile per i bimbi avvicinarsi a questa cultura già nei primi anni di età, anche per chi non è patoisan, quindi anche chi non ha i genitori che parlano patois, quanto potrebbe essere utile la presenza di qualcuno che arriva nelle scuole e dice ragazzi, questa è una cultura, si chiama così e parla così. Cosa si potrebbe fare? Allora, se stiamo parlando di progetti in cui voi che siete di lingua, di patois, venite e fate e in qualche modo trasmettete questo amore per la vostra lingua, per la vostra terra ai bambini, può funzionare. Se
pensiamo a un progetto in cui la maestra di classe di turno diventa l'insegnante, come lo fa adesso di inglese, diventa l'insegnante patois, io sono assolutamente contraria. Ma perché? Per la cosa che ho detto prima, cioè la lingua deve essere una cosa che è pensata, che è sognata, che è veramente vissuta. Se la lingua insegnata è imparata anche molto bene su dei libri di testo che ti hanno dimostrato che puoi insegnare una lingua straniera, questo è quello che poi non funziona, ed è quello che non funziona con l'insegnamento delle lingue, della lingua straniera nella scuola in questo momento con l'inglese, perché le insegnanti che anche lo conoscono molto bene non ne fanno un uso personale mai, e quindi cioè, secondo me un insegnante di lingua straniera dovrebbe andare nel paese della lingua di cui parla tutti gli anni, almeno un mese, due mesi, cioè avere un continuo contatto con quella lingua, che poi è un contatto con la cultura di quella lingua che ci sta attorno. Quindi il patois nella scuola ha un senso se è un contatto con la cultura del patois. Non cru tutto per mia di l'anfer che berta per la vita la vostra mon violin e manda visa la culo per la lingua per i pe a Marsaglio l'anne un russo e allo dreppo